novità che le donne riescono a fare più di una cosa per volta. Il progetto parte ovviamente molto da lontano e l'idea è che nel momento in cui un Expo parla di nutrimento, di alimentare il pianeta, non può non dare una priorità e una centralità alle donne. L'operazione di Women for Expo è essenzialmente un'operazione potente e forte di network di donne. La giornata di conclusione del progetto Women for Expo e concorsi per l'imprenditorialità femminile. Di nuovo Fondazione Italiana Accenture è protagonista, ovviamente insieme a Women for Expo e Padiglione Italia. Siamo molto felici per il dato della partecipazione. Credo che questo sia la cosa veramente più importante. Questo concorso che si è aperto e chiuso, oggi è veramente la chiusura, in 7 mesi, ha portato a contatto con la piattaforma tecnologica di Fondazione Italiana Accenture quasi 1000 donne. Ho piacere di chiamare Elena Bellacicca, che ha vinto con il terzo premio con il suo progetto che si chiama Find My Lost. È una web app che mette in contatto chi perde un oggetto con il ritrovatore ed è quello che noi chiamiamo Lost and Found Social per la comunità. Allora, Accenture ha deciso di partecipare a Women for Expo come ulteriore conferma della volontà di fare il sistema intorno allo sviluppo imprenditoriale, soprattutto e con maggior piacere per i giovani e per le donne. Il progetto che ha vinto il nostro premio, premio Vivaio, è un progetto originale per la semplicità con cui ha risolto il problema e soprattutto pertinente con Expo, perché nel periodo di Expo noi avremo un sacco di turisti e un sacco di movimento e quindi avremo anche tanti oggetti smarriti. Lascerei alla dottoressa Marina Owen, che chiamo qui per il progetto Alto Piemonte al top. Come dice il gioco di parole, si tratta di una strategia per migliorare o implementare la promozione dei prodotti enogastronomici dell'Alto Piemonte, la terra dove sono nata, soprattutto attraverso il prodotto vino, che secondo me è il motore che può fare da traino per tutta la zona. Desidero quindi assegnare il primo premio del concorso delle donne di We Women for Expo a Orti Alti. Chiamo quindi le due fondatrici di Orti Alti, Elena Carmagnani e Emanuela Saporito. Noi cerchiamo degli edifici che abbiano il tetto piano e realizziamo del verde pensile intensivo, coltivato quindi ad orto. Secondo me la cosa più bella, quello che mi rimane e dà grande soddisfazione, è il fatto di aver in qualche modo alimentato e fatto veramente alzare in piedi, alzare la testa a tante donne, ed è veramente un simbolo dell'empowerment femminile molto forte, una rappresentazione che noi con questa cosa abbiamo potuto veramente vedere. Grazie a tutti.